Ben arrivati a Timeline, buon sabato a tutti, vediamo subito quali sono state le notizie che hanno dominato i social questa settimana. L'addio a Franco Zeffirelli, il grande regista e tanti ricordi sui social, poi Andrea Camilleri e l'affetto che ha avvolto il grande maestro sui social, le azzurre che hanno perso contro il Brasile ma nulla è perduto perché noi siamo qualificati comunque, siamo primi anzi nel girone C, andiamo direttamente agli ottavi, la maturità e le tante battute condivise sui social sulla prima e la seconda prova. E infine sotto il sole della musica, perché? Perché questa settimana sono usciti tanti tormentoni estivi, mai come quest'anno, e noi parliamo di musica, sono davvero contento, in compagnia di uno dei padri, possiamo dire, del rap in Italia, un grande cantante, un grande cantautore, Piotta. Ciao. Ben ciao, arrivato Marco. A Timeline. Ciao. Grazie per aver accettato l'invito, sono un piacere. Sono davvero contento. Allora, l'ho detto, appunto, uno dei padri del rap, possiamo dire, in Italia, sei stato fra i primi, giusto, a portare il rap in Italia, ormai cos'era, anni 90? Beh, anni 90, sì, certo, non andava di moda come oggi, eravamo dei pionieri e ci guardavamo tutti come dei pazzi. E infatti però ne parleremo tanto oggi qui a Timeline, però come ho detto, appunto, tormentoni, tanti tormentoni, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un montaggio in cui vediamo, siccome tu hai scritto anche delle canzoni che sono dei cult assoluti nella musica italiana, abbiamo fatto un montaggio con una tua canzone cult, ma poi anche tue canzoni forti che hai scritto recentemente. Vediamo questo montaggio qui a Timeline. Sull'asfalto, come un volto stanco di Madonna con le lacrime, gelosa, invadente, custode d'anime, curiosa, indolente, infedele, preghiera, Roma, mani infami dentro l'acqua santiera. Solo per noi questa giornata, solo per noi nessuno che chiama, solo per noi niente foto in giro, e questa storia lunga più del Nilo. Vabbè, questo filmato doveva durare ore se dovessimo assumere tutte le tue opere. Allora, da Supercafone 98 ad oggi sono passati circa 20 anni. Due domande. La prima, come è cambiata la tua musica in 20 anni? E poi, per un autore di alcune canzoni che poi sono diventate dei cult, dopo tanti anni si ama ancora quelle canzoni o si inizia un po' anche ad odiarle? Insomma, da quasi fastidio avere quelle canzoni? No, io le amo perché ogni canzone che ho scritto rappresentava in quel momento la canzone giusta per la mia età. Cioè, sono sempre stato molto sincero col pubblico e anche con me stesso. Una canzone da ventenne è Supercafone, da quarantenne è Sette Vizi Capitale, oppure l'emotività anche un po' malinconica di Solo per noi. È sempre un'estate, ma un'estate, no? Che dove si guarda già alle spalle. Di tormentoni ne vanto almeno un paio, c'è anche La Grande Onda che non c'era, certo, ma forse anche il pezzo più famoso, che invece ogni canzone è come un figlio, fa un percorso tutto suo. Ha cominciato dal basso, piano piano, è stata una hit di quell'estate, poi è rivenuta fuori nel 2008, è diciamo multigenerazionale. Certo, e quindi diciamo a distanza di tanti anni comunque il tormentone non dà fastidio, lo si ama ancora, magari cambia anche l'affetto nei confronti di quelle canzoni? Guarda, a me non dà veramente nessun fastidio, forse anche perché nel tempo sono riuscito a dimostrare quello che volevo dimostrare già dal giorno 1, certo, ma serve il tempo per farlo, cioè di poter fare tante cose e declinare il rap, che è la musica con cui ho cominciato e che ho sempre amato alla follia, in tanti modi e in tanti stili, dal rock surf della Grande Onda a questo urban folk di Sette Vizi Capitale che anche si crea su. Esatto, il fatto è che anche questa è andata benissimo. Come si scrivono appunto questi tormentoni? So che è una domanda può sembrare banale, ma come si fa a scrivere i famosi tormentoni di cui tanto si parla? Guarda, mediamente la canzone quella che più ha successo io la scrivo quasi senza accorgermene. Cioè la scrivo, poi magari mi sveglio la mattina dopo, ci ripenso e dico, ça funziona? Cioè come se fossi esterno a me stesso, cioè come se in quel momento, non so, è arrivato qualcosa chissà da dove mi ha ispirato. Infatti sono canzoni anche scritte velocemente, in 15-20 minuti. Poi magari la stesura, la registrazione, il missaggio, vabbè, c'è tutto un aspetto tecnico che è molto più duraturo. Certo. Però diciamo in consapevolezza che, forse questo. Sì, c'è quell'immediatezza un po' Sturm and Drang, così boom. Allora, visto che stiamo parlando appunto di tormentoni, mai come quest'estate ne sono usciti tantissimi. So che anche settimana prossima uscirà una tua nuova canzone, giusto? Sì, che è l'antitormentone, però. Ah, l'antitormentone, interessante. Dopo te lo chiedo
chiederò. E sui social si parla tanto di questa invasione di tormentoni. Leggiamo qualche tweet. È una mia impressione che quest'anno stanno uscendo più tormentoni estivi del solito. Ti leggo una carrellata. Sì. Poi, comunque, quest'estate tra Jumbo, Dove Quando, Playa, Mambo Salentino, Maradona e Pelé, una volta ancora, la playlist dei tormentoni canta tanto italiano. E poi questa domanda che ti giro. Ma quanti tormentoni stanno uscendo quest'anno? Come mai, secondo te, siccome appunto tu sei anche veramente un cantante brillante, anche un grande pensatore, come mai c'è questa invasione di tormentoni? Perché tutti si lanciano sull'estate? È il periodo più redditizio per un cantante? Secondo me il problema più che questo, sai qual è? Che se vedi poi, ora è brutto perché sono un collega, sembra, non voglio dare giudizi, no, su nessuno, ci mancherebbe, però se ci fai caso sono quasi tutti reggaeton, quasi tutti come se fossimo un mercato latino, sì, c'è una componente latina in noi, ma non siamo, sì, insomma, esattamente Porto Rico, infatti, e anche i titoli, infatti, Playa, cioè nel senso il mercato si è totalmente piegato a essere un paese di importazione a livello culturale, perché nelle canzoni poi la cosa più figa italiana che c'è è il Salentino degli amici Bundabash e Alessandro Amoroso. Mambo Salentino con Alessandro Amoroso. C'è una componente che altre volte senti le canzoni un po' lo spagnolo, un po' i testi molto simili, dici boh, ma che stiamo a fare? Infatti sono curioso, vediamo anche appunto l'hai appena nominata Playa di Baby K, eccetera. Come mai si è verificata questa tendenza, questa deriva latinoamericana nella musica italiana? Cos'è successo? No, il mercato latinoamericano, insomma, con quel tocco musicale va molto bene, però a volte ho quasi l'idea che si pensa che il pubblico è stupido, cioè che devi dare sempre la stessa cosa. Forse è così, fanno bene loro a farlo, però io, diciamo, ho un problema proprio mentale, cioè non riesco a piegare. Ma anche perché, cioè, non dobbiamo aspettarci una canzone latinoamericana da Piotta? No, non la sento proprio mia, nel senso che anche Super Cafone, ora la Grande Onda, li analizziamo come grandi successi, ma quando sono usciti mi prendevano per matto. Ma che il rap con il surf, ma sei pazzo, non lo fa nessuno. Certo, un artista quello deve fare, cercare di fare qualcosa che nessuno ha fatto prima. Super Cafone, ma sei pazzo, il rap romano, ma non potrà mai funzionare fuori dal raccordo anulare. Infatti, fino in Giappone è arrivato. Voglio rimanere proprio su questo e parlare di te, perché appunto l'ho detto prima, tu sei stato fra i primi a portare il rap in Italia e, come appena detto, venivate visti, diciamo, come degli alieni, no? Mettiamola così. Oggi invece il rap e anche il trap è molto sdoganato. Ti mostro alcuni, appunto, per esempio vediamo Sfera Ebbasta, che utilizzano anche molto i social per promuovere, sì, i loro singoli. Vediamo anche Tony F della Dark Polo Gang, vediamo Gali, Marrakesh, Gue Pequeño, eccetera. Due domande, vediamo anche poi anche lo stile di vita che loro esibiscono. Due domande, la prima: quanto è stato difficile per te? È un po' come il mio, diciamo. Cosa? No, un po' come il mio, come stile di vita, diciamo. No, proprio per questo, appunto, quanto è stato difficile per te negli anni 90 portare il rap in Italia? Prima domanda. E secondo, come giudichi invece questo sdoganamento totale ormai del rap e del trap? Vediamo appunto molto esibito anche sui social, con uno, sì, stile di vita molto stentato. Ma guarda, io mi ritengo un fortunato, io e la mia generazione, penso ad alcuni amici come Colle del Fomento e Corveleno, per citare quelli con cui sono nato a Roma, perché noi questa cosa l'abbiamo creata da zero e ce la siamo goduta come un giocatore degli anni 70, cioè ci vivi bene, però non è quello star system da calcio anni 90, dove poi comunque è talmente invasivo il potere economico di sponsor piuttosto che etichette, dove poi non c'è più quello spazio anarchico e creativo che invece mi ha fatto innamorare del rap e dell'hip hop. Alcuni di Sfera Ebbasta tecnicamente è bravissimo, cioè nulla da dire, e poi fa dei numeri veramente pazzeschi. Però è un po' uno di stile di chi pare Sfera Ebbasta, dici? Sì, però sì, è uno stile di vita che proprio è quanto di più lontano dal mio pensiero, ma non nella musica, proprio a 360 gradi, cioè ho anche un'età differente, quindi magari è come se vedessi mio figlio e dico vabbè, fai le cazzate a 20 anni, così poi non le fa più. Cioè tu dici è una cosa che si può fare a 20 anni e non dopo? Ma spero, perché sarebbe psichiatrico. Infatti però vediamo anche appunto la Dark Polo Gang, cioè loro fanno, è proprio la loro cifra, no? Mostrare i soldi, mostrare le macchine. Sì, c'è da dire a loro difesa che non è che loro è la loro cifra e la società li sta seguendo, è la società che ha questa cifra e loro ne sono uno dei portavoce, perché comunque questa cosa della vita dell'Axe a tutti i costi abbraccia persone di ogni età, sfera sociale, dai social network a, certo, vari campi di lavoro. C'è da dire che secondo me dove c'è l'uso stentato si crea da qualche parte una povertà dove non c'è nemmeno il minimo necessario, cioè nel senso la torta poi è una, non è che puoi accontentare tutti facendo una vita così, è logico che ne godrà a dismisura qualcuno, anche con degli eccessi che non servono, certo, nemmeno a lui stesso, non ha nemmeno il tempo per godere, ma non lui stesso, Tony F, lui in generale, e a discapito di una moltitudine che vediamo molto altri, più sofferente. Quindi se devo godermi tantissimi soldi da solo, beh, meglio averne meno, ma insomma godessere un po' tutti assieme. Bello, voglio rimanere sempre su di te, perché siamo andati sui tuoi social.
Questo l'hai pubblicato tu, la terra è piotta, giusto? Una tua risposta ai terrapiattisti. Come li usi tu i social, piotta? Sono utili per il tuo lavoro oppure tu hai fatto una scelta, insomma, li usi per la vita? Insomma, quanto sono utili per te, per il tuo lavoro? Ma i guarda, social? A me divertono, li uso perché abbastanza. Abbiamo visto prima, per loro invece sono una fonte di business, no? Per i trapper, eccetera. Ah, sì, per no, te? Non ho questa capacità. Li uso, mi diverto, c'è indubbiamente una componente lavorativa, cioè non voglio fare quello duro e puro, cioè c'è un concerto, comunico che c'è un live, un tour e quant'altro, o l'uscita magari di una canzone o di un video. Venendo da un'età in cui non c'erano i social, so che si può vivere bene anche senza, mentre chi è nato dopo oggettivamente fa fatica a crederlo, come facevo fatica a crederlo alcune cose che mi diceva mia nonna, tipo facevamo il bagno nel Tevere, vabbè il bagno nel Tevere è impossibile, in realtà era vero, così come è vero che senza social esiste la vita anche fuori dai social. Però è un modo, insomma, divertente, purché non sia poi l'unico, perché comunque, come tutte le cose, poi diventa un po' una schiavitù. Non deve essere, insomma, l'unico centro attorno al quale può ruotare il lavoro. Fantastico, una battuta al volo. Secondo te lo streaming, questa è la classifica Spotify, salverà la musica o lo sta uccidendo? Proprio telegrafico, perché ho 10 secondi. Guarda, è tutto fake. È tutto comprabile, streaming, view, quindi in realtà non è vero tutto e non è vero niente. La gente che viene sotto il palco e ti tocca, è vero. Bello, ero curioso proprio di avere un tuo pensiero proprio su questo. Fantastico. Grazie Piotr per essere stato qui con grazie noi. In bocca al lupo per il tour, appunto, che stai portando in giro per l'Italia, per la prossima settimana, per il nuovo singolo. Quindi grazie per essere stato qui con noi. A sabato prossimo con Timeline.